fatti tante chiacchierate sulla città vecchia, tante camminate anche. Tu la conosci bene, grazie all'associazione Le Sciaie la ricordiamo spesso durante le nostre dirette. Allora, altro crollo, si sfalda come un crackers, come un wafer, come un biscotto, però non c'è niente di dolce, no? C'è questo retrogusto veramente molto amaro, perché tu ci hai fatto vedere, tra l'altro, che la situazione non è solo in via di mezzo, non è quella situazione non c'è solo in via di mezzo, è da tantissimi posti. Allora, cosa si può fare e quante volte voi ne avete parlato, ne avete denunciato tutto questo? Sì, diciamo che era necessario, insomma, anche alla luce dell'ultimo crollo, invitare tutti a partecipare, insomma, quindi al di là dell'indignazione per l'ennesimo crollo, adesso serve proprio una partecipazione più sentita da parte di tutti, quindi uso questi microfoni anche per invitare a incrementare il dibattito su una delle diatribe, insomma, storiche della nostra città, ovvero proprio quella della città vecchia, appunto città vecchia e città nuova, un dilemma che va avanti da oltre un secolo proprio nella storia della città di Taranto e che vede, come dire, appunto la città raccontare quello che succede in città e soprattutto l'ombra di quel che significa vivere in città. Molte volte si parla di, hanno evidenza mediatica gli avvenimenti, diciamo, considerati dei mass media più importanti, come per esempio abbiamo anche parlato l'annosa questione Ilva, e da un po' di tempo sta prendendo voce, insomma, anche quel che fino a qualche anno fa, insomma, rimaneva, insomma, nel dire comune, ma che non riusciva a uscire, insomma, non riusciva ad emergere. Quindi è necessario oggi, sì, parlare dei crolli, ma soprattutto le ragioni